L'ex vice sindaco del comune di Locri, Raffaele Senato, non le manda a dire e sulla vicenda del cimitero convoca una conferenza stampa, tuonando: l'affidamento della gestione cimiteriale al concorso CAES è illegittimo perché a oggi non sono stati validati né il progetto definitivo né quello esecutivo. Gara che si è conclusa dopo, se non vado errato, intorno al 2021, quindi esattamente dopo 5-6 anni. All'interno del progetto, oltre alla costruzione di 216 cappelle, quindi antistante al cimitero attuale, quindi tanto per intenderci dove c'è adesso il parcheggio, la ditta ha presentato un progetto di riqualificazione del vecchio cimitero, quindi nelle strade, la chiesa, una cappella unica dove creare posti singoli per le persone, lasciando sempre a disposizione dell'ente un numero di posti per le persone più bisognose e cercando naturalmente di mettere ordine. Però le problematiche sono venute fuori e continuano a venire fuori perché l'iter, a mio modesto parere, ma non solo a mio modesto parere, ma se voi sapete che quando dico una cosa deve essere supportata dalla norma rispetto a quello che vado a dire, l'iter si blocca, secondo me, e non si blocca, viene fatto in modo errato, in modo illegittimo, dal momento in cui è stata vinta la gara. Ad oggi non è stato validato il progetto, il comune ha firmato una convenzione con il consorzio e ancora non ha approvato né il progetto definitivo né il progetto esecutivo. Quindi questo consorzio ha legittimità di entrare all'interno del vecchio cimitero solo ed esclusivamente dopo aver validato il progetto e dopo aver chiuso l'iter del progetto definitivo e progetto esecutivo. Quindi ad oggi, siamo al 14 di settembre, il consorzio, a mio modesto parere, supportato dalla norma, non ha legittimità di stare all'interno del cimitero. Senato prosegue con il plauso per l'interrogazione presentata dal gruppo Scelgo Locri dopo quello che l'amministrazione e lo stesso CAES hanno definito bonifiche dei campi comuni con contestuali esumazioni. E fa bene l'opposizione quando fa oggi un'interrogazione, ma aveva già fatto prima chiedendo una commissione al Presidente, mai data, mai concessa, fa bene quando chiede l'iter che è stato adottato. Ma io faccio un passo indietro prima dell'iter. Se il comune deve fare qualcosa, lo faccia, ma lo faccia seguendo la norma. Ad oggi non è stato fatto lo stato di fatto, non sappiamo quante cappelle abbiamo nel cimitero e soprattutto chi sono i veri titolari, non sappiamo quanti posti a terra abbiamo, non si sa nulla, non si sa chi è all'interno del cimitero che sta lavorando, in quale cooperative lavorano, se sono state comunicate le cooperative, il personale e quant'altro. Ma dove faccio un passo, vado ancora, faccio un... Non hanno legittimità, non è possibile, non è consentito che un ha un lutto in casa e viene chiamato da chi oggi gestisce il cimitero: se non mi versi i soldi non ti faccio la sepoltura. Cioè bisogna avere un dialogo, bisogna trovare una soluzione rispetto a queste cose. Non ci hanno chiesto questo i cittadini, ci hanno chiesto la soluzione del problema, ma la soluzione del problema non dobbiamo metterlo con ulteriori problemi. Sicuramente va versata la quota, bisogna trovare la soluzione come versare la quota, bisogna avere il garbo rispetto a come si chiedono le cose. E poi dico un'altra cosa, sono passati 6 anni, 6 anni fa c'erano dei prezzi rispetto a questa costruzione del project. Quindi una cappella costava 100. Oggi, a distanza di 6 anni, a distanza di con il Covid che c'è stato, con l'aumento dei prezzi che stanno avendo sul cemento, sul ferro, aumento dell'energia elettrica, sono gli stessi prezzi? Ci bisogna fare una revisione prezzi? Allora, se bisogna rifare una revisione prezzi, quanto deve costare una cappella ai cittadini? Dai toni utilizzati nella conferenza stampa sembra che l'argomento cimitero terrà banco nei prossimi mesi e l'impressione che sarà uno dei temi importanti della prossima campagna elettorale per le amministrative per l'elezione del Consiglio Comunale il prossimo giugno del 2023.